Mio nome è Alberto Bradanini, sono un ex diplomatico italiano, ora in pensione da diversi anni e sono presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Nel primo periodo, dal 1991 al 96, come consigliere economico-commerciale all'Ambasciata d'Italia a Pechino, la Cina mi appariva come un mondo impenetrabile, un mondo in accelerata transizione che proprio in quegli anni d'altronde stava facendo dei salti in avanti formidabili dal punto di vista economico, ma anche nell'insieme dal punto di vista dell'apertura nei confronti del resto del mondo. Poi ho passato 2 anni ad Hong Kong come console generale d'Italia. Hong Kong però ex colonia britannica, era già un altro mondo. Mi sono poi occupato di Cina al Ministero, ma da lontano. Poi sono tornato nel 2013 fino al 2015 come ambasciatore d'Italia ed ho trovato, ben inteso, a distanza di 24 anni o giù di lì, una Cina completamente diversa, una Cina che è parte della globalizzazione. La Cina della seconda decade di questo secolo, o addirittura della terza decade, quella odierna, perché poi sono tornato in Cina altre volte, ebbene è un paese che appartiene invece all'epoca moderna. Il mio lavoro nelle diverse epoche degli anni passati laggiù è stato quello di favorire una integrazione il più possibile stretta e reciprocamente vantaggiosa, alla luce di un principio fondamentale che dovrebbe presiedere le relazioni tra tutte le nazioni del mondo, e cioè che ci vuole rispetto reciproco e i benefici di questa relazione devono essere ripartiti fondamentalmente in maniera equilibrata, anche se non necessariamente paritaria, perché insomma le condizioni non sono mai pari al 100%, però tendenzialmente equilibrata tra le due parti. Io posso dire che ho avuto sempre un'esperienza estremamente positiva, perché la sensibilità della cultura cinese classica sopravvive evidentemente anche oggi, e l'attenzione nei confronti del mondo italiano è sempre stata massima. Il riconoscimento della grande civiltà greco-romana, ma per la Cina e forse per il mondo intero più romana che greca, perché l'Italia, la terra italiana insomma, e comunque l'impero romano hanno dato al mondo la cosa forse più importante che sovraintende la nostra società moderna, e cioè la legge. In Cina il nome Italia, italiani, la storia italiana, la civiltà greco-romana, ebbene è un insieme di concetti e di riferimenti colmi di positività. Ai miei occhi la civiltà cinese lo è altrettanto. Il mio tempo passato in Cina non è stato soltanto assorbito dal lavoro del diplomatico, ma per me la Cina è diventata una passione intellettuale, è diventata una passione culturale, è diventata una parte del senso della mia esistenza. Sulla Cina si pubblicano quotidianamente centinaia di libri in tutte le lingue del mondo, e quindi un libro in più chissà mai cosa avrebbe potuto dare al percorso di conoscenza di questo complesso universo che chiamiamo Cina. Eppur tuttavia poi mi sono convinto a dare il mio punto di vista per lasciare testimonianza della mia esperienza, avendo passato tanti anni in quel paese come pochi diplomatici italiani hanno fatto. È un'occasione che in aggiunta con l'analisi, lo studio, l'approfondimento
pone le premesse per una possibile comprensione o inquadramento, se si vuole, comprensione forse è un termine eccessivo, inquadramento del mondo culturale, politico ed economico della Cina.